questo Vangelo, poi si vede nel tempo la comunità di Giovanni, ecco, che viveva nella tradizione dell'Apostolo Giovanni, ha ritenuto opportuno aggiungere un altro capitolo, però già questa conclusione ci ricorda una cosa importante, no? Queste cose Gesù ha fatto tante altre cose, non le abbiamo scritte, ma quelle che abbiamo scritte le abbiamo scritte perché crediate e perché credendo abbiate la vita nel nome di Gesù. Ecco, il Vangelo vuole infondere sempre nel nostro cuore, nella nostra mente, ecco, la fede, la fiducia. E la fiducia è la porta, ecco, della vita. Allora, noi viviamo di fiducia quando ci viene al mondo, ma senza pensare, per fortuna. Ecco, noi viviamo perché sentiamo dentro di noi la fiducia nella vita che ci sta davanti. E quando si è molto avanti con gli anni, magari con la malattia, la stanchezza, allora diminuisce la fiducia, ecco, dentro di noi. Ma invece la fiducia è la molla del vivere, finché si ha questa fiducia di poter fare delle cose, che ci siano ancora delle cose da fare. Fiducia è in noi stessi, nelle nostre forze, nella nostra capacità, allora noi andiamo avanti. E il Signore è venuto perché noi avessimo una fiducia ancora più grande, che ci consentisse proprio di avere vita, senza neanche l'articolo davanti, un po' di vita, della vita, ma perché avessimo la vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, il Dio di Gesù è il Dio proprio della vita. Tante volte per noi invece il cristianesimo appare più apparso nel tempo, delle volte nei tempi nostri, più vicini a noi, ecco, come magari un cristianesimo invece che limitava la vita. Noi dobbiamo continuamente lottare perché la nostra fede sia quella fede che porta Tommaso ad aprire se stesso, ecco, nell'espressione Signore mio e Dio mio. Anche Abramo pensava così di Dio, anche Giacobbe, anche Davide, anche Mosè, i profeti, i santi, ecco, hanno aperto la loro esistenza al Signore perché dicevano o sentivano nel loro cuore che Dio era davvero il loro Dio. E allora la preghiera di Tommaso è la preghiera che ci sta davanti, arrivare a poter dire con tutto noi stessi questa preghiera, finché non sento che Dio è il mio Dio, non perché appartenga a me, non perché ce l'ho in tasca, non perché mi serve, non è un idolo da portarsi dietro e a cui chiedere qualche cosa da strofinare perché porti bene, però è il mio Dio nel senso che sento che la fede appartiene alla mia esistenza, dentro la mia esistenza. Il tempo pasquale è il tempo che vuole aiutarci a vedere maggiormente i segni della presenza di Dio. Certo, Gesù, lo dice il Vangelo e lo diceva i cristiani a loro, lo dice a voi, beati quelli che senza aver visto crederanno, la beatitudine della fede. Ma per la verità anche Tommaso, quando ha visto le piaghe di Gesù, è rimasto credente, non ha avuto nessuna visione. Noi non abbiamo visione in questa esistenza, noi viviamo nella fede. La fede vuol dire passiamo attraverso i segni. Anche Gesù era il segno del Padre. E per i discepoli non è stato facile credere in Gesù, è stato come per noi. Tant'è vero che di fronte a Gesù crocifisso, cioè Gesù nella sua verità, il Gesù nudo nel suo atto di amore puro al Padre, e gli appare completamente per quello che è, i discepoli sono andati via, proprio nel momento in cui egli, ecco, secondo Giovanni, il Dio di Giovanni, ha quel luogo la sua glorificazione, non l'hanno capito, vuol dire che l'umanità di Gesù poteva essere capita e non capita, e sotto la croce di Gesù per Giovanni ci rimane un discepolo che Gesù amava e un po' di donne, ma le uniche che sono rimaste vicino a Gesù, le donne che non parlano nei Vangeli, quelle che rimangono sotto la croce sono quelle che vanno al sepolcro e che poi recano per prime la lieta notizia che il Signore è risorto e non hanno voce, non parlano, invece gli altri che hanno voce poi non lo riconoscono. Tommaso viene citato, lo facevo un'altra volta, un po' prima della resurrezione di Lazzaro, quando Gesù sente che gli dicono che Lazzaro è ammalato e non ci va, e poi quando gli dicono che è morto dice che ci va. Lazzaro abitava a Betania, Betania a pochi chilometri da Gerusalemme, ma il Vangelo di Giovanni fa vedere che Gesù va delle volte a Gerusalemme, ma a volte si va di nascosto,
la paura. Il Vangelo di Giovanni in generale mostra molta paura. I discepoli qui hanno paura dei giudei, ma se ricordate anche per esempio il cieco nato, Gesù guarisce il cieco nato e i suoi genitori hanno paura dei giudei. Dicono: ma chiedete a lui, non vogliamo sapere. Nicodemo, che è un capo, uno che conta ma ci va di notte da Gesù, non vuol far vedere troppo che è discepolo di Gesù. Il Vangelo di Giovanni si fa vedere, ecco, che chi vuole entrare con Gesù ha un po' paura, perfino un capo, oppure ci va di notte, oppure stanno attenti. La gente di Gesù va a Gerusalemme di nascosto e una volta, e la gente dice: chissà se verrà una festa, ma chissà, ecco, cioè, Gesù è visto male, lo sappiamo, ma poi c'è questo senso di paura. Ma poi Gesù, ecco, appare, entra per le porte chiuse. Gesù non ha paura delle porte chiuse, il Gesù risorto, il Gesù della fede, e i discepoli apriranno dopo le porte proprio perché, ecco, perché è venuto Gesù. Quindi c'è questa difficoltà ad andare con Gesù che il Vangelo di Giovanni sottolinea ed accentua. Ma poi Gesù dice: io ritornerò, ecco, e il vostro cuore gioirà di nuovo. E infatti Gesù appare e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Questi discepoli che non erano stati capaci di vederlo prima, proprio nella verità della sua esistenza, là dove Gesù è colui che, avendo amato i suoi, li amò fino alla fine. Questo è evidente sulla croce, il dono, e questi non lo capiscono. Ma poi Gesù ritorna ed ecco che la paura cessa nel loro cuore. Gesù può dire: come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi. Diventano i discepoli che invece vivono la missione. I discepoli che non hanno saputo stare, vegliare ancora con Gesù, stare sotto la croce, ma poi, ecco, Gesù è ritornato, le porte della loro vita si sono aperte, la gioia è nel loro cuore e Gesù non mette più paura ancora. Non ho paura del Gesù crocifisso, ma adesso, ecco, invece questo Gesù risorto rivela il senso del suo morire, il senso della sua vita. E allora, ecco, gli occhi dei discepoli si aprono, il cuore dei discepoli si riscalda e diventano capaci del coraggio della missione. Gesù è mandato al Padre, il rivelatore del Padre, i discepoli, la Chiesa, a sua volta contigua l'opera di Gesù, rivelare il Padre. Chi vede me vede il Padre. Ecco, e Tommaso qui è una figura simpatica, Gesù non lo tratta male, ha trattato male Nicodemo di notte e qualche altro, ma Tommaso no. Tommaso, appunto, prima della risurrezione di Lazzaro, quando Gesù dice: andiamo da Lazzaro, ma Lazzaro abita a Betlemme, vicino a Gerusalemme, gli altri hanno paura e gli dicono: ma come, ti vogliono uccidere e tu adesso vuoi che andiamo là? E Tommaso dice: andiamo anche noi a morire con lui, no? Un po' come Pietro: Signore, non avverrà mai che mi uccidano. Ecco. E adesso invece Tommaso è incredulo, lui che era disposto ad andare a morire per Gesù e con Gesù, adesso di fronte al Gesù della risurrezione è incredulo. Ai cristiani di una volta penso si doveva dire: bisogna avere qualche dubbio in più nel cuore. Ai cristiani di oggi bisogna dire: dobbiamo avere un po' di fede, perché il cristianesimo di una volta era un cristianesimo più granitico, che pensava che il dubbio non doveva mai inficiare la fede, guai. Adesso invece delle volte abbiamo più il senso della mancanza, della scomparsa, del vuoto, e facciamo più fatica quasi ad arrivare all'atto di fede. Certamente la fede esiste perché esistono i dubbi, ma noi dobbiamo chiedere al Signore, ecco, che la fede cristiana si inserisca proprio nella fede che muove la nostra vita. Deve, ecco, il Signore mio, Dio mio, vuol dire che bisogna che la mia fiducia, ecco, diventi il Signore, che quella fiducia che guida la mia esistenza, in quelle fiducie che sono il fondamento, le convinzioni profonde che mi permettono di vivere e di agire, ecco, bisogna che qui si inneschi la fede e sia una fede che aumenta la mia fiducia sempre più. Questa fiducia diventa così grande che diventa fiducia nel Dio che mi darà la vita oltre la morte. E questo è il culmine dell'esistenza, perché alla fine Gesù è venuto a dirci che c'è una vita eterna e c'è una risurrezione dei morti.
morte, che questa è la fiducia più grande che Gesù può mettere nel nostro cuore, ed è quella che noi, venendo anche all'Eucaristia, ecco, noi chiediamo proprio al Signore.